Credo che la partita determinante è stata quella di sabato con il Con il di Chievo. domenica con il Chievo, che dal punto No, di avevo vista capito. psicologico era difficile da affrontare, quindi quella ci ha dato tanta carica e siamo tornati a essere quelli che eravamo prima, anche più concreti e forse anche meno spettacolari, però più concreti di prima. Gazzi e Gillet sono a tutti gli effetti calciatori tesserati del Bari con il contratto in scadenza giugno 2011. 11, sì. Dico, quindi la differenza è che Almirón invece deve essere riscattato dal Bari anche in parte, anche per la metà, e questa è un'operazione sulla quale Giorgio Perinetti sta già lavorando a fari spenti da parecchio. Però Ale, la bottiglia ce l'abbiamo già in freezer, insomma, un paio di settimane. Vabbè, adesso ne parleremo in queste settimane, però non è che c'è questa fretta. Adesso l'importante è pensare al campo e cercare di far bene, poi per queste cose possono venire anche più avanti. Io ti chiedo, è diverso il modo di giocare con te e Donati piuttosto che con Sergio Almirón al centro del campo? Bah, credo che se cambiano i giocatori, non cambia però il modo di giocare. Comunque cerchiamo sempre di fare possesso palla, cercare di arrivare pian piano a porta avversaria. Poi è chiaro che ci sono giocatori più tecnici, altri che hanno altre caratteristiche, però il concetto di squadra rimane lo stesso. Abbiamo giocatori indispensabili, nel senso che siamo in 20 e 25 in rosa, giochiamo con tutti, il mister ha bisogno di tutti, quindi tutti si devono tenere pronti. Poi sta alle disposizioni tattiche che ci dà il mister. Sapevamo che non era facile uscire da quelle quattro sconfitte, avevamo un po' il morale un po' così, a pezzi, però sapevamo che in Serie A non sarebbe stata facile, che ci poteva stare anche che perdevi 5 partite di fila, però la mentalità doveva essere sempre la stessa, non aver paura di fare il gioco, cercare di crescere anche se non riusciva a fare risultato, perché a volte una squadra cresce soprattutto, cioè, cresce anche quando non fa risultato, ma riesce a fare la prestazione. Vitali sta facendo del lavoro differenziato in palestra e sinceramente non so quali siano i tempi. Penso che per aprile Potrebbe il fare una dottor House compassata. Il dottor dice House dice che che potrebbe farcela. può Ce la essere possiamo pronto. Poi fare, Ranocchia non lo so, da un po' che non lo Ranocchia. sento, però lui si sta allenando. Mi sembra a Genova, quindi diamogli tempo perché comunque sono sempre interventi un po' complicati.